Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, dai vostri tre del mercoledì sera. Sì. Allora andiamo subito con le immagini su di noi per fare i saluti. Eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera e ben ritrovati, come tutti i mercoledì sera ormai da qualche annetto qui, stavolta dagli studi nostri. I nostri studi, i nostri potenti mezzi con telecomandi, tecnologia, senza anche lo fai finta dei microfoni. Fai finta del microfono collegato. Turistici, bravissimo. È Bluetooth. È Bluetooth. Ma andiamo subito con le riprese della gara che attualmente è in pausa. Siamo alla fine delle prove libere 2, cioè, esatto, ovvero dove i nostri piloti ne approfittano per fare un po' di briefing. Briefing. Quanti siamo oggi? Lo vedi, c'è scritto là. Sì. Un sacco di gente, figa. Sì, siamo 21, più di 20 21. Persone e ne manca comunque 3 all'appello. Perché 21, mancano. 22 sono io. Siamo Green light. Go. Cioè, c'hai l'audito. Di fatto che mancano 3 piloti. Che schifo. Perché schifo. Perché mancano i piloti che sono impegnati col lavoro e li vedremo nel prossimo appuntamento tra 15 giorni. Quindi stasera parte il nuovo campionato, che è il Damiani Challenge Tour, il secondo campionato su PS5, Challenge, dove il buon Jezza dovrà difendere il titolo, perché esatto, è il campione della Race for Win, il primo campionato che si è concluso ormai un mesetto fa, dai. Siamo molto contenti che comunque questo campionato è partito bene, ci sono stati degli iscritti. Adesso, mentre Bonanna, come suo solito, ci andrà a dire dove siamo. Quest'oggi. Guardalo lì che il buon pelo ha tirato fuori la locandina del campionato. Guardala qua. Si vede un po'. Beh, si vedono i premi, dai, comunque una cosa buona. Ma adesso vedrai che andiamo a recuperare comunque tutte le tappe del campionato. Mentre il buon pelo perfetto c'entra il tutto molto bene, benissimo. Quindi stasera siamo a Spa, in Belgio. Tra 15 giorni andremo a Donington Park il 27 febbraio, per poi passare a Misano, dopodiché Suzuka. Poi andremo in America a Watling, poi Hungaroring, Kota, Circuit of America, Imola e concludere Zolder. Quindi sono 9 tappe. A questo campionato non avremo il meteo reale, no. Lucagi non l'ha voluto, metterà a fare il metronomo. Ma è tutto preimpostato, quindi sempre bello? No, ogni gara c'ha il suo. Adesso mi chiede troppo perché okay. Il metodo di tutte le gare non ce l'ho al momento. Però non ce l'abbiamo ancora. Però sì, abbiamo queste 9 tappe. Quindi stasera diciamo che siamo a Spa. Hai qualcosa? Spa, ormai tutte le volte sono 3 piste. Penso che ognuno l'abbia imparata. Comunque pista sicuramente piena di duelli quest'oggi, con una griglia così piena ne vedremo delle belle, e sarà un Endurance, giusto Gigi? Endurance di 80 minuti esattamente, quindi sicuramente sarà veramente impegnativo qua a Spa, che è una pista lunghissima, circa 6 km. Sì, perché abbiamo sì classici 20 minuti di qualifiche che sono già partite di gara, però abbiamo il moltiplicatore temporale per 6, quindi cominciano alle 6 del mattino, ok, e poi si va avanti, incomincia in notturna, via, va al praticamente Belgio. al Belgio 16 minuti intanto il tempo ancora disponibile per i piloti per segnare un tempo valido in qualifica. Nessuno ancora ne ha segnato uno effettivamente. Sì, quando sono intanto c'è un incidente sulle Rouge, proprio, che c'è una bandiera gialla, lo vediamo sul riquadrino della cartina in basso a destra. Tanto qua siamo su del numero 16 Speedy, che è Fast Entruzzo, che anche lui ha corso nello scorso campionato su PS5.
perché è entrato anche un buon Kelfen. Siamo un attimo fermi su, eccoci qua che ci spostiamo su Boldo che torna alla Porsche dopo una pausa su McLaren. Tra l'altro sto guardando che ci sono parecchi piloti nostri, ma c'è anche qualche ragazzo nuovo. Eccolo qua proprio, il nostro fast intruzzo, fermo alle rouge. Fermo. Vediamo se c'è qualcuno. Numero uno, vediamo se è proprio Jets esattamente, che segna adesso. 2.18 e 7, arriva proprio lui, primo tempo, eccolo qua Jets inquadrato ora. Con questa grafica tutta gialla. Tra l'altro abbiamo visto un sacco di piloti che stanno cominciando ai tempi con... Esatto, Speedy in seconda, che è Speedy di MMS su BMW, 1 secondo e 4. Lo segue Kelfen su Ferrari, 1 secondo e 8. Tempi abbastanza alti in confronto a Jezza. Kelfen è arrivato. Mistero con l'Audi va a prendere il posto a Kelfen. Va in terza posizione, esatto, con il dato di 1,6. Aspetta, che lo andiamo a inquadrare. Se ci arriva, eccolo qua. Tra l'altro, in questo campionato qua, che stanno passati, molti sono passati dalla 4 alla 5. Hanno fatto anche Zappia Muro, sì, col Porsche. E molti hanno fatto anche il cambio veicolo. Tranne invece Jezza, che rimane fedele a Ferrari. Però Speedy passato BMW, che aveva. Devo controllare subito. Tanto è arrivato F1MD a prendere il posto di Tex, eccolo qua. Col Ferrarino anche lui. Allora arrivo, Anche Lucaggi segna il tempo, 2 secondi e 2 di ritardo. Il Calli, 2 secondi e 5. Zappi, 2 secondi e 9, che l'abbiamo visto prima, eccolo qua. Ancora nell'erba, aspettando che passino tutti. Esa CR su Porsche, su Audi. Audi. 3 secondi e 2. E Fabio Lamborghini, che è solo di nome perché è su McLaren, 7 secondi e 8 tempo. Abbastanza lento, ma sarà sicuramente di lancio. Piero Pito è l'ultimo per ora con la livrea VR46 ufficiale, esatto, con 9 secondi e 6 di ritardo. Beh, tanto, che tra l'altro è già cambiato, se non sbaglio, Valentino è passato a BMW. E adesso è salito sul podio poco tempo fa per la prima volta. La gara hanno fatto terzi. Sì, perché lui fa ancora endurance. È vero, sì. Comunque sto guardando, come dicevo prima, che Speedy nello scorso campionato correva con Audi. Lo troviamo in seconda posizione momentanea. MMS Speedy? Esatto, scusami. Mi sono stasera anche, perdonami. Tanto ok, fermo a riprendersi la seconda posizione. Diciamo Speedy che ha corso nel campionato. Bora! Terza posizione con il tavolo di 1. Bello la grafica di Bora. Fedele a Ferrari. Che l'abbiamo visto nelle ultime gare tribolare. Molto Tauro, c'è il cerchio bianco su Ferrari. Cosa che Bora ci ha abituato delle livree taroniche, sì, della rete. Taroniche. Il buon Bora che paura non ne ha. Speedy scivolato in quarta, MMS. Kelfen intanto un secondo. Sì, sì, si è avvicinato il buon Jezza. E anche lui ha fatto lo scorso campionato del suo PS5. Un po' gare alternate, sicuramente dei problemi di lavoro, però l'ha fatto. Vabbè, continuo il discorso che ha cambiato macchina. Anche il nostro Lucaggi su Bentley passa a BMW, che in questo momento troviamo in sesta posizione. Con livrea ufficiale M Sport, seguito dai Calli, che da Lamborghini passa a Audi, quindi rimane in casa VAG. Seguito dopodiché abbiamo Boldo, che torna in Porsche, che ha preso la pausa su McLaren. Già Giacatta anche lui va su BMW, che se non erro Giacatta era, lo dico subito, Giacatta lo trovo. Giacatta, tanto rimaniamo sulle immagini con Giacatta mentre aspettiamo il Cicci, che si è perso, non lo trova. Intanto arrivano quasi tutti i tempi, solo qualche nome all'appello.
2.18.7 di tempo da battere per Jezza, sempre Ferrari, guardate, tre prime posizioni di testa, tutte e tre Ferrari, un secondo di ritardo per Kelvin in seconda posizione, terzo Bora, sempre su Ferrari, a un secondo e tre, MMS Speedy su BMW a un secondo e quattro, Mistero 995 su Audi a 2 secondi e 100, quindi dalle retrovie diciamo sono tutti combattuti molto vicini. Lucagi su BMW 2 secondi e 3, bella anche la livrea ufficiale. Intanto Mistero che passa a 2 secondi e 122 di ritardo. Il Calli in ottava posizione 2 secondi e 3. E F1MD Tex su Ferrari a 2 secondi e 3. Intanto Cici hai trovato Jezza. Sì, Giacatta, Giacatta era su Audi. Adesso dove è la classifica di Giacatta? Giacatta adesso l'abbiamo perso, è davanti, è in terza posizione, su BMW. Eccolo lì. Perché prima era su Audi. Ah, scusate, non è Mistero che si è migliorato, ma è Jezza che ha segnato un 2.18.005. Sì, ha passato di 7 decimi il suo tempo. Scusa se ti rubo il microfono, ma è arrivato un commento che anche se è incitato a Boldo, con scritto vai Boldo, la firma è di un personaggio a noi famoso e caro, carissimo, con il quale abbiamo fatto una bellissima giornata. No. Ah, posto Olio. E perché ho letto un altro? Beh, allora ciao giovane. Salutiamo comunque Michele Poffoli, che il intanto anche Gabriele ci saluta, un abbraccio forte. Perché ti ha fregato la luce sullo schermo. E si è confuso un attimo con col PES. È vero. Che stasera anche lui comincia il campionato, quindi non verrà a salutarci. E tra l'altro si era pensato addirittura di chiamarlo in live, però comincia il campionato anche lui, quindi niente, prossima volta. Dai, facciamogli la sorpresa. Come va la gara? E lì parte il rosario del pezzo famosissimo. Tanto vado avanti con citare chi ha cambiato la scuderia. Andiamo su Negative, che anche lui da Bentley passa a BMW, ora in 12ª posizione. Pando rimane fedele a Ferrari, invece il suo compagno di squadra in International ESCR da Ferrari passa Audi, adesso viene in 16ª posizione. Sopra di lui lo precede Massi su Honda, che ci è abituato invece con l'Audi, quindi lui abbandona il gruppo VAG. Unica Spini. Honda tra l'altro in schierata in pista. C'è anche Maci, ma stasera non c'è. Anche Maci ha scelto Honda. Okay. Poi c'è Speedy 2911 che rimane fedele a Audi. Zappi che invece anche lui passa da Bentley a posto. Questo verde è veramente, veramente bello. Gana su BMW. Pelo Goffo su Audi. Fabio Lamborghini su McLaren. No, ridillo, ridillo. Non so perché. Ridillo per favore, Cici. Cosa? Pelo Goffo? Audi. Bello, no, ma questo bravo. Questo server mi sta sul cazzo. Bravo. Allora. No, non ce l'ho Piero Pito, quindi non penso che. Un secondo e quattro, attenzione, oh. Mistero che passa in seconda posizione. Davanti a Kelfen si mette tra il trietto Ferrari, anche Giacatta frega Bora, quindi divise il trietto Ferrari davanti a 1 secondo e 9 di ritardo. Giacatta tra l'altro abbiamo visto faticare l'ultimo campionato, ma spinge, siamo per mettere cose interessanti. 6 minuti e 50 che ricordiamo che poi è tutto da vedere in un Endurance a Spa di 1 ora e 20. Con pit penso completo, gomme e benzina. Allora, guardavo qua che Mistero correva con Ferrari, adesso abbiamo visto passare ad Audi. Oh. Che nello scorso campionato mi sa che abbia chiuso in quinta posizione. Quindi non male. Comunque. Dietro il Calli. Che comunque era con Lambo. Quindi per ora mancano due all'appello, visto che siamo in 20.
No, no, mancano tre, ma non riesco a dire. È scaduto qualcuno, cambia 22. Ah, Giacca, mistero. È saltato. Chi c'era? Bingo? No, Giacatta, Kelfens migliorato. No, F1 MD. Tex è passato in terza posizione, un secondo e 5 con Ferrari. Quindi si aggiunge al trietto. È saltato. Coso? Coso, sì. Dai, quello che si chiama Truzzo. Fast in Truzzo, bravo. Fast in Truzzo. Fast in Truzzo che l'abbiamo visto fermo per un tot di tempo e alla fine. Seguiamo la microcamera. La nostra. Un microfono. Un brindisi a tutti i piloti. Buon campionato e buona prima gara. Manca un 5, però quasi intruso in questi 5 punti potrebbe uscire un salvo tecnicamente. Sì, sì, potrebbe rientrare. Speriamo che faccia presto, perché sappiamo che le disconnessioni non sono tanto gustose. A livello di tempistica proprio ci vuole un sacco per rientrare, per trovare il servo. Intanto vediamo il numero. Comunque, togliendo Jezza che da un secondo e due al secondo, un secondo e quattro al secondo, l'ultimo paga 6 secondi e 8, quindi in 5 secondi e 4 ci sono 20 piloti in una pista di 6 km. Comunque ne vedremo delle belle. Un bel andare, sono un bel gruppo abbastanza vicino. Oh, poi lo sai che in gara può cambiare tutto, perché alla fine ho visto anche gara scorsa fare una pole stratosferica da Tino che stasera salta e poi non riuscire a comunque portarsi a casa né gara 1 né gara 2, quindi sappiamo che non è poi sempre scontato. Bella questa McLaren, questa 720S GT3 Made in England, che viene scalzata così da chi era negativo? Giacatta. Bella questo qua, a parte quel muro per fare lì che sono veramente scene. Comunque il mio VW si fuma delle robe strane, si stanno facendo delle linee una peggio dell'altra. Mistero 995, secondo me c'è un Abarth quel ragazzo lì. Non vorrei mica dire, ma secondo me c'è un Abarth. Potrei quasi andare a vedere su disco. Se ha un Abarth e guida un Audi, io non dico nient'altro. Che qui è che inquadra mia. No. Ah, c'hai ragione, 595. Bravo, bravo. Beh, io ci vedo dello stesso. 995 è un Porsche, se non sbaglio. Conosco bene anche un po'. Se sei vecchio ci dovrebbe essere un 995. Adesso vedrai pure. No, Fast and Truzzo gli ha abbandonato completamente l'acceleratore. Ah. No, prima di campionato rottura così. Peccato, peccato per Fast in Truzzo. Questa non ci voleva, è una bella rottura di scatole. Abbiamo appena ricevuto il messaggio su Discord mentre stavo giocando. Mistero. Tanto Kelfen, un secondo e 100, si avvicina anche lui, Jezza e frega la seconda posizione a Mistero. E con un ritardo di un secondo e 4. Grande Kelfen, eh? Un secondo e 5 paga Tex su Ferrari in quarta posizione. Speedy MMS in un secondo e 6. Mamma mia, come sono tutti vicini. Dov'è Lucas in questo momento? Undicesimo, 2 secondi e 3. Che ha un secondo e 2 dal secondo. Dal secondo. Però. Dito c'è il Calli con 2-3, 2-4, 2-5 e poi si pagano 300, 3-3, 3-3, 3-6. Speedy paga 1-7. Gana e Fabio Lamborghini sono un po' più arretrati, ma in 18 sono in 3 secondi e 6. Pazzesco. Peccato, vedo Pando. È salito. Decima posizione, 2 secondi e 2 di ritardo. Anche Manolo, non mi ero mica accorto prima che è passato da McLaren e BMW. Speedy, sesto. Adesso i box.
Dove l'altro Speedy? Io davanti. In quinta. Grande. Che frega. Oh, Speedy altro Speedy. Sai che ragnatela con due Speedy così? Si prendono macchinate. Tra Speedy, entrambi con macchine tedesche. 2:18:005 intanto il tempo imbattibile per ora di Jezza. Quando mancano 40 secondi al termine della qualifica, quindi penso ultimo giro o ultimi due giri, per dipende che piloti da. Tanto Kelfen è andato il box. Quindi lui è qualifica finita per Kelfen, che ora è in seconda posizione a 1:00, quindi vediamo se nessuno riuscirà a fregarlo. Eh beh, c'è un discreto margine comunque anche sul terzo lui. Vedete, guardavo Bora, sceso in ottava posizione addirittura, paga 2 secondi, dietro Giacatta che però precede Boldo Play. Un altro che dovrà impegnarsi in questo campionato è Zappi, che di solito lo vediamo nelle prime posizioni, qui lo vediamo abbastanza attardato col suo Porsche, 3:06. Allora diciamo che sicuramente in gara sarà tutto diverso, certo, comunque 20, certo, già certo. Solo essere in più di 15 non è normale per noi che veniamo da PS4. Intanto vediamo già un bel po' di bandiere gialle, quindi si presuppone che quasi tutti stiano per terminare definitivamente le qualifiche. C'è mistero. Mistero, intanto gli ruba la posizione in questo momento. La terza posizione va proprio Tex. A Tex 2894. Oh, ormai frega anche Kelfen, cioè, proprio di un decimo. Però mistero ce la può ancora fare, se mi sbaglio. Mistero, sì, può ancora farcela. Adesso andiamo a vedere, perché comunque Speedy. Sono in tanti lanciati. E numero 17 negative, niente, entra i box. Tutti traverso. Abbiamo il numero 1 ancora fuori, Jezza. Jezza non ci molla, nonostante ha fatto il tempo, è rimasto lì a martellare. Tanto non so se avete visto anche sul video della sua presentazione del Rea, molto bellino, eh. Entra i box anche lui. Ecco, mi stupe. 76, Calli. 13. Calli ancora fuori. Guardiamo se anche lui rientrerà in box o tenterà il tutto per tutto, inseguito dal numero 25 da MMS Speedy. Speedy. Comunque lui uno Speedy vicino ce lo deve avere. Sì. Tanto qua è arrivato proprio d'osso. Vediamo qua. Niente da fare. Quindi pole position. Andiamo a vedere se ce la fa vedere. Non ce la fa vedere. Fa vedere niente. Jezza Kelfen, Tex in terza posizione, quarta posizione per Mistero, quinta per MMS Speedy, seguito da in sesta da Speedy 29-11, settima posizione per Giacatta, ottava per Pando GT 87, nona per Bora, decimo per Boldo Play. Queste le prime 10 posizioni. Intanto aspettiamo 10 auto, 5 Ferrari. Intanto vi aspettiamo il riavvio del server per partire con la gara, ragazzi. Vi lasciamo con la musica.
E siamo tornati qui, vediamo il server che sta per ripartire, quindi con questa musica da Joe Strauss io vi dico vai biondino, prendi la coda, giro omaggio qui al circuito di Spa-Francorchamps ragazzi per un'altra grande, la prima grande gara di questo Damiani X-Bike Challenge Tour. Esatto. Che toccherà le principali piste di questo server. Ancora un minuto e 20 secondi per questa inizio di questa fantastica gara da 1:20. La temperatura della pista è 17 secondi, 17 anche quella dell'atmosfera. Il circuito risulta veloce, quindi attenzione, non è ottimale, forse lo diventerà. Ma anche hai visto, perché... hai visto che Lucasi va a commentare anche su YouTube? Sì, lui fa tutto, no? Poi dopo tira delle cannonate ai muri, vecchio. Sì, ma lei si illusione. Nel senso che mi attacco alla canna del gas. Ciao, ci saluta anche la Chiara Brusa. Ciao ragazzi. La Chiara Brusa. Ciao Chiara. Sapete chi è Simona? È la moglie del Giallo. È il Giallo. Dov'è il Giallo? Giallo. Giallo. Tanto ormai ci siamo, manca 30 secondi e inizia adesso, rialzo tutto la musica prima della partenza. Partono anche le raccomandazioni per Lucagi di frenare in curva 1. Ciao ragazzi, un abbraccio da Gianluca. Intanto partono per queste qua sul PSG, come sempre, come sull'ultima gara della PS4, un terzo di giro, un quarto. Sì, sì. Qua spacchi di 15 km e sono 16 di giro. Ecco qua che si schierano. Guarda, i tre Ferrari davanti a tutti e in quarta posizione mistero con l'Audi. Wow, le rouge delle belle. Ricordiamo che non abbiamo il controllo sulle telecamere, nel senso che nel momento in cui entriamo in un pilota ci dobbiamo rimanere, quindi per ora useremo le telecamere TV finché possiamo. Tanto sono partiti. Siamo partiti, Jetta tiene la prima posizione, seguito da Kelfen, Tex, Mistero, Speedy è passato l'altro Speedy? Vediamo. Secondo me Speedy 29-11 è riuscito a passare MMS Speedy. Se non ho visto malaccio. Eh sì. È andata di lusso. Giacatta, dove partiva? Ha perso qualche posizione Giacatta? Secondo me sì. Sì, perché Giacatta partiva in quarta, se non sbaglio. O in no, terza. Guarda, c'è la Mistero. Forse è quinta. La Speedy da guarda. Ecco, sì, quello l'ho visto. Ma come è che vabbè. Attenzione, il Mistero che va leggermente largo. Il numero 17 invece, Massi, è in fondo al gruppo. Completamente ritardissimo Massi con il suo Honda. Anzi, scusate, è negativo, scusate l'errore. Quando ha sgrattugiato la fiancata, l'ho andato un po' sull'erba, dai. Da dove è Pando? Ah, decimo. No, quindicesimo. Sì, in fondo Pando. Quindi è picchiato forte, sì. Davanti a Fabio Lamborghini, sì, 15ª posizione. Negative. Che brutto picchio. Sono molto più evidenti però i danni su PS5. Sì, allora, avendo provato, possiamo già dire che i danni ti portano ai box. Non c'è storia, stavolta non si scherza più. Qua un contatto ti causa ritiro. Contatto dato bene ti causa ritiro, non è più come PS4, i danni sono molto più realistici. Intanto vediamo... Speedy 29-11 che slampeggia a Mistero,
anche se è molto distante. Sembra che sia Bora molto vicino a MMS Spini in settima posizione con un taglio di 4 decimi. Intanto Jezza incomincia a volare, 1 secondo e 9 di vantaggio, su di lui. Vediamo se negativo andrà in box a questo punto. E sei indietro. Sta veramente procedendo passo d'uomo. Peccato, prima gara. Tanto vediamo Tex molto vicino a Kefir in questo momento, è solo 3 decimi. Che sarà un po' di meno qua. Bora intanto è tornato un po' a allontanarsi, ma già catta addosso. Quindi via due duelli, va ancora largo in questo momento Bora. Sono tutti abbastanza vicini tra di loro. Guardate nel frattempo che MMS Codone. Speedy va a prendere il giro veloce. Vediamo il Fuschia. Il Fuschia sul suo numero. Intanto rientra verso i box, sembrerebbe negative. Penso proprio di sì. Tanto qua comincia a essere della bagarre. Tanto Tex però si è distaccato da Kelfine, che a sua volta ha preso 3 decimi a getta. Da 1,7 è sceso 1,4. Mistero che ha un secondo di vantaggio su Speedy. Potrebbe formarsi un trenino, anzi si è già formato un trenino da Speedy 29,11 a Giacatta. Sono tutti quanti chiusi in poco più di un secondo. Peccato per queste telecamere che purtroppo PS5 fornisce. Manolo un po' largo, Lucasi gli è addosso, vediamo se riuscirà a infilarlo. E a 2 decimi da lui, è molto molto vicino. Cosa è successo alla telecamera? Tutto da solo? Ok. Top. Jezza va a prendersi il giro veloce. 2 secondi e 9 su Kelfen, che in questo momento si vede molto vicino a Tex, che ha ricucito un po' lo svantaggio. Si porta a 7 decimi. Lucasi su Manolo. Niente da fare. Chiude bene il Calli dietro a guardare, ma anche lui molto vicino, 1 decimo di ritardo da Lucasi. Ci tocca tornare davanti, vediamo Bora vicino a MMS Speedy, che a sua volta è vicino a Speedy 29-11. Sono tutti lì. Tanto negative ancora i box, e sembra rientrato anche qualcun altro ai box. Numero 14, Zappi anche lui. Quindi anche lui coinvolto sicuramente in un incidente. Che esce ora. No, stai ancora entrando. Peccato. Contatto Gabriel Sisca, buona gara a tutti, grazie Gabriel. Contatto con Pando e Piero Pito. Esa, eccolo qua Esa con l'Audi grigia, ne approfitta Pando, prova a infilarsi ai danni di Piero Pito. Andiamo qua in staccata. È dentro Pando. Due bolla però Piero Pito, tiene esterno. Niente da fare per lui, si deve accodare. Quindi abbiamo Esa, Pando e Piero Pito. Esa su Audi, qua abbiamo Audi, Ferrari, Audi, però non molla Piero Pito, vuole restituire il favore a Pando. Andiamo qua in fondo, niente da fare per lui. Mamma mia, Jezza, che martello, 3 secondi il suo vantaggio. Ci toccherà però andare davanti, anche se qua si danno. Attenzione, Speedy MMS va andato sull'erba. Ha perso la macchina. La riesce a tenere, ma rientra tardatissimo. Dito Giacatta perde 3-2 posizioni, neanche tanto dai. Però c'è Boldo anche lui cerca l'attacco su Speedy con questo Porsche. Chiuda, è molto bene. Vicino già all'interno, niente da fare, si deve accodare. Ha più motori BMW, riesce a sfruttarlo in questa curva veloce. Va addirittura un po' largo Boldo, inseguito da Manolo e Lucasi.
scusateci della pausa, rientriamo con Tex, che è Franco Bollato a Kelfen per la seconda posizione, si butta fuori in questo attenzione momento. Tex, vediamo, tira la staccata, ma difende bene Kelfen, niente da fare. Tex va a prendersi la seconda posizione, ma sono forse, comunque in bagarre. Forse sono comunque in bagarre, sono fianco a fianco, c'è il muso davanti. Attenzione anche a Mistero che è lì, che li guarda. Mistero approfitta della lotta per unirsi, si deve accodare in questo momento. Tanto Tex riesce a prendere la seconda posizione Kelfen con un sorpasso magistrale, bello scambio tra i due, anche se penso che Kelfen gli venderà duro la pelle. Stiamo sfilando un po' sulle retrovie, tutti molto vicini, Piero Pito sempre vicino a Pando. Nel frattempo ESA però è dietro, quindi sono riusciti a sovravanzare ESA, si portano in 14esima e 15esima posizione. E rientrano anche zappie negative in pista, mentre rientra anche Lamborghini. E guarda lì come sono tutti vicini. Attenzione Mistero. Mistero su Kelfen. Niente da fare, si avvicina anche Speedy 29-11 e Bora. Tutti insieme, guardate Bora che bello. Bora molto vicino a Speedy, va un po' largo per sfruttare ogni uscita di curva. Vediamo se riuscirà a sfruttare il motore del Ferrari sull'Audi. Qui in fondo che c'è la staccatona. 8 secondi c'è e 100 Jezza. Jezza sta facendo un altro mistero, ma vediamo qua, rimaniamo su Bora. Niente da fare, chiude la porta Speedy, non gli lascia lo spazio. Peccato per questo zigozago. Vi chiediamo scusa per le telecamere, ma non dipendono da noi purtroppo. Signore Mistero, ancora su Kelfen. Prova a fondare l'attacco e ci riesce. E riesce Kelfen per le due posizioni ed è già braccato da Speedy 29-11. Vediamo se riuscirà a difendere la quarta posizione. Qua è un passaggio molto veloce. Saltano su Dossi senza tanti problemi. Comunque Kelfen. No, Kelfen no, niente, scusami. Sta perdendo la posizione anche su Speedy. Mamma mia che bel filotto, guardate qua, tutti insieme. Vediamo se riuscirà a proteggere la staccata. O meno. Quando play è passato. Vediamo anche se Mistero riuscirà ad andare a prendere Tex. Non riesco a capire, so. No, niente, Speedy non è riuscito a portare a buon fine attacco su Kelfen. Quando vediamo però anche già Catta che sta ricucendo il divario su Bora con Speedy MMS alle sue spalle. Eccoli qua che li vediamo tutti passare. Tanto anche Panda i box. Panda i box e anche Fabio Lamborghini. E stanno a sistemare i danni. Quindi qua davanti sono veramente tutti molto molto vicini. Sì, tolto Jetta, che sta facendo tutti un vicini. Po' di tappo probabilmente in questo momento. Sì, sì, beh, i Jetta stanno facendo un altro mestiere. C'ha già 9-4 quando sono trascorsi solamente 4 giri. Devastante. Mistero mi ha messo le ruote sull'erba. 4 giri che sono 12 minuti di gara. Bora torna a farsi sotto a Speedy, costretto a frenare largo per non toccarlo, che dietro la coppia MMS si è compattata. Sono vicini su entrambi su BMW. Un po' più tardato Bodo Play che paga 9 decimi da MMS Speedy. I ragazzi del team Benegotto. Ducati invece sempre dietro Manolo in 11esima posizione. Segue il suo sfidante. Anche se ha molto vicino il Cagli, però quindi più che altro dovrà difendersi più che attaccare. Riusciamo a vedere i tempi di Jezza o è un casino se fai dei piccoli giri? Vedere che, perché è sempre viola.
2.19.0 miglior tempo di gara, 2.18.0 se non sbaglio era il tempo di qualifica, quindi ottimo passo gara per Jezza, veramente spettacolare. Intanto sono entrati in pista anche Pando e Fabio Lamborghini ed è ancora in linea Pando, scusate Jezza con i suoi tempi, 9 secondi e 3 di vantaggio. Ma sta cercando di fare dalla regia. È veramente strana questa. Posso andare sul tempo del primo. Ci sono Speedy MMS che in battaglia. Sì, sono molto vicini tra di loro. Cercando di attaccare Giacatta come Bora su Speedy 29-11. Sono entrambi molto vicini. Kefen respira un attimo, visto che Speedy 29-11 adesso ha un ritardo di un secondo e due. Mistero invece si porta sotto al secondo da Tex. Galletta. Gnassu Bona che è moltissimo vicino a Speedy se non sbaglio. Sì, tre decimi, un po' come Speedy e Giacatta. Sono ancora più vicini Boldo. Boldo play, quindi errore probabilmente di Boldo. MMS Speedy. Prova l'esterno Boldo per uscire più veloce. Ma si è trovato praticamente uno Speedy fermo in uscita di curva. Vediamo, effettivamente molto più veloce Boldo play su Porsche. Vediamo in confronto a BMW. Qua si deve accodare. Però non va molto più piano come. Vediamo in fondo qua che dove si sfrutta tutto il potenziale della propria vettura, quasi. No, c'è meno motore Porsche. Ma addirittura c'è Manolo che gli sta arrivando addosso. Si butta addirittura fuori, quindi ho sbagliato la traiettoria Boldo. Ha tagliato molto le rughe Boldo. Poi poi centrare Speedy e Bora su Pando su Speedy 29-11. Gli chiude però la porta in faccia, non riesce a attaccarlo. C'è Speedy che sta cercando il tutto per tutto per non far passare Bora. Incomincia a alzarsi le temperature, quindi incomincia a essere ottimale dalla temperatura della pista, 19 gradi sia dell'atmosfera che proprio dell'asfalto. Vuoi dire? Sentite volano! Sentite Mistero! Bora e Speedy sempre vicinissimi. Mentre nel retrovia anche Manolo, molto vicino a Boldo Play. E queste macchine curvano tutto così un po' alla Polistino. Alla Sega più che altro. Come si chiama? Forza Sega? Come si chiamava quello dei rally? Segarelli. Che poi era Siga. Sega. Diceva che c'era il trucco che faceva telecamera fino a mano, c'erano le auto premium, qui c'era la serie con dentro. Ah sì? Sì. Top. Quante sei era giocato con quel tipo? Mamma mia. Lo trovo, giuro che lo compro. Era figo Segarelli. Bora sempre vicino a Speedy. Anche Lucagi molto vicino a Manolo. Perché Manolo è molto vicino a Boldo. Ci abbiamo Speedy che si sta tornando a avvicinare a Kelfen, è sceso sotto al secondo. Bora deve cercare di essere un po' più aggressivo, se no non passerà mai. Lucagi, attenzione, macchina abbastanza rovinata sulla destra. È sgraffinata. Cali dietro Lucchiage. Pulita. Cali scherza. Cali va sempre sulla costanza. Cali paura non ne ha. Un'ora e tre sul cronometro. Intanto Manolo si su Boldo. Passa Boldo play. Lo passa sì, perché sbaglia Manolo la chicane. Si riprende la posizione Boldo. Adesso quindi, vediamo che Manolo dovrà difendersi da Lucchiage, che è subito lì.
Le Svendamat, come si direbbe in quel di Reggio Emilia. Non riesce però a mettergli muso davanti. Skippa la musica, Bonaro. Skippa la musica. Attenzione, chi c'è fermo nell'erba? Proprio lì inquadrato. Speedy. Oh, Speedy. Eh sì, Speedy. Speedy nell'erba, Speedy in quinta posizione. 29-11, che lo vediamo fermo al lato della strada, ma non riparte neanche. Colpo di scena. Eh sì, ma il problema è che non riparte neanche. Problemi, 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 problemi per Speedy. Sembra quasi un ritiro. Peccatissimo. Salta Speedy, infatti. Completamente sì. Saltato Speedy. Fuori gioco, peccato. Peccato che era in quinta posizione. Bora, errore per Bora. Quindi probabilmente si sono presi su. Perché? Ah no, Bora ha passato negative, l'ha doppiato. O negative si sta sdoppiando. O sta doppiando negative, che adesso ricopre la 19ª posizione. Peccato per negative, che nel campionato su PS4 ci ha fatto delle grandi cose. Attenzione su Lucagi, il contatto. Calli che tocca Lucagi, ma non per si gira Lucagi, bravo. Tiene. Grande Luca Gigi. Tanto ci viene Kelf che sta ricucendo sul mistero, se non mi sbaglio, eccolo. Eh sì, proprio così Cicci. Il mistero si ha preso un secondo da Tex in questo momento, paga 1-9. Stop and go di 30 secondi per Massi. Massi 77 su. Però Speedy lo danno ai box. Ma è saltato, quindi ritiro. Fatto pit. Ritiro. Intanto c'è anche Gana che ha preso una penalità. Quello è un stop and go. Che... Sì, sia per Massi che per negative, per Gana, scusate. Adesso sarei curioso di vedere, provo andare su Bora, se vediamo che c'è la macchina rovinata, se ha picchiato contro Speedy. Sembra di no, però no. C'è Giacatta. Attenzione, se c'è della polvere di mistero che continua. Che ha preso mistero. A sentire più fiato sul groppino. No, la ciappa. Alla ciappa, beh. Le belle le che è il fe. Le svende, ma la ciappa. Adesso quello che deve vedere Bora senza Speedy se riuscirà a abbassare il suo ritmo o meno, anche se già Cutter lo vediamo molto molto vicino. Eccolo qua, Kelfin si fa vedere subito. Niente da fare per ora. Mistero gli tiene testa. Vediamo Kelfin dove ci proverà. Eh sì, ha perso un altro secondo i danni da Tex, quindi. Che sembra avere anche il passo per andare a prendere Tex effettivamente, Kelfin. Ma sai che su me è stato un errore di mistero questo? Ma è... secondo me sta da martellando. Da 2-9 di colpo. Vediamo. Come riesce a girare cucito in curva la Ferrari di Kelfin. Tanto diventa un 300 in ritardo tra mistero e Tex. Vegan ha fatto il peccato il pit, ma c'è il pianeta lo stesso. Ma è perché si deve ancora fermare forse. Vuoi dire? Chi? Marci adesso sta entrando il pit. Gana. Era andato il pit prima. Bora 1-7. Prende già i suoi primi 3 decimi su Kelfin. Il tuo mistero incrementa il suo divario 3 secondi adesso da Tex Max. Tex Max. Tex 28-94 con numero 56. Intera attenzione in Calli che è solamente a 8 decimi da Lucagi. Infatti Lucagi è 2 secondi da manovra. Che sembra un po' meno. C'è negative in mezzo, sì. Quindi negative sembra che stia spingendo. C'è Manolo si dice da Boldo Play però.
57 minuti sul cronometro, 20 gradi dalla pista, si alza di un altro grado. C'è l'errore della grafica, perché ce lo dà meno di un secondo. Attenzione là dietro, vai lì sul Calli. Negative, ha lasciato passare il Calli. Ottima sportività. Mentre Kelfen sempre negli scarichi di mistero. Ancora nulla da fare. Dov'è Bo? Saltato Bo. Bo è saltato. Eh sì, non c'è più. Infatti dopo Kelfen ci dà giacatta 3 secondi 8. Bora che era vicino. Non c'è più. Ma in verità non eravamo in 4. Cioè in 22. È saltato. Parte tutto, Bora. Speedy è rientrato. Primi ci sono tutti, Jezza, Tex, Mistero, Kelfen, Giacatta. I due Speedy ci sono, Luca c'è, il Caldi c'è. Sì, sì. Proviamo a rivedere la classifica iniziale per capire chi è saltato. Tanto c'è, penso, Speedy, non c'è il suo nome. Perfetto, mi si è spento volante. 3 settimane volante, tutto ok, oggi si è spento. Ottimo. Non è mica. Non è stata una gran botta di culo. Peccato. Tanto il Calli sempre più vicino a Speedy. Lucaggi. Dai Lucaggi. Oh, già faccio la grafica stasera. Non c'è Fabio Borghi, che era entrato ai box, quindi ritiro. Bro. Kelfen ha passato Mistero, ci dicono dalla regia. È proprio così, ha dato anche già qualcosa. 4 secondi e 2 è tempo da recuperare, ma si deve aggiornare la classifica. Vediamo Kelfen cosa tira fuori dal cilindro. Dai cilindri. Peccato, in questo caso. Anche Bora è saltato. Fast intruzzo. Fabio Lamborghini. Basta. 21, 22 ero a noi, se non sbaglio. Sì, sì, quei tre lì, peccato. Infatti vedevamo Bora che era sempre di traverso, anche mezzo rettilineo. Prima gara complicata, intanto vediamo sempre il Calli, molto vicino a Lucaggi. Al momento è l'unico pilota vicino al suo... Anche se adesso si è leggermente allontanato. Dai, comunque 6 decimi, vedo secondo. E ci prova, ci va sotto. Sembra molto più veloce questo frangente, il Calli. Intanto guarda, getta con 14 secondi e 8. Ed ecco sempre il Calli qua, inquadrato in questo momento. Ci prova forse, qua la staccata, prova l'incrocio sicuramente. Calli, gran staccatore. Il Calli di 76 anni. Con numero 76. Ah, è vero. Cioè, se tutti pensano che sia nato nel 76, invece era 76. Gli ha ritirato la patente l'altro giorno, non gliel'ha rinnovata. Infatti si dedica alle guida su simulatori. Mistero. No. Niente, è sempre vicino a Kelfino. Pensate che ormai la prima posizione occupata da Jets è arrivato negli scarichi di Pando GT87, che secondo me ha dei problemi alla macchina. No. Tanto Mistero sempre negli scarichi di Kelfen e Lucaggi. Respira. Il problema c'è lui, perché anche il piccolo aveva venduto la macchina, ha fatto. Tanto Piero Pito avanza su Negative, che sportivamente si sposta. Ragazzi, che ricopre la sedicesima
Tanto ritiro anche per Ghana probabilmente. Pago un secondo adesso da Kelf il mistero. Ritiro anche per Ghana, bravo. E intanto si apre in questo momento la finestra temporale per eseguire il pit stop obbligatorio. Nessun altro sconto da farvi vedere in questo istante, distacchi piuttosto importanti già tra la prima e la seconda posizione, è una cosa assurda. 15 secondi e 3, quindi ottima gara di Jezza che trova subito il feeling sia con la PlayStation 5 che con la Ferrari. Ma come avevano detto, Jezza corre da quando era sul PS4 con Ferrari, quindi lui è sempre rimasto fedele alla vettura. In più ha già fatto un campionato, quindi lui subito partito forte con PS5, ha preso sicuramente molto feeling. Intanto vediamo Speedy, MMS Speedy che entra ai box, quindi primo undercut per lui, questa strategia per i box. E quindi sì, lunghissimo intanto la corsia dei box, ma torniamo là davanti. Mistero quindi va a guadagnare in questo momento la terza posizione all'inseguimento di Tex, che si trova poi solo a 6 secondi. Kelf è saltato, errore di Kelfen, intanto che si distrutta la macchina, si trova alle spalle di Bold Play. Peccatissimo di Kelf, stava spingendo forte. Ma sembra che può anche essere volato via le rughe. Tutto è possibile. Che fai? 5 decimi da Boldo, prova a recuperare la sua gara quando mancano un'ora ancora. Ah, si può fare tanto ancora, comunque gli stacchi lo sono, poi 50 minuti, quindi si può ancora far tutto. Gli stacchi ci sono, però non sono abissali, a parte la prima posizione. Poi sembra nel terzo, esatto, poi sembra da vedere così che non abbia recato danni particolari la macchina, perché mi sembra che vada piuttosto bene. Adesso vedremo il motorone della Ferrari di Kelfen sopra avanzare sicuramente Boldo nel rettilineo post e rouge. Ottavo, intanto esce Speedy, l'ottavo che è quando arriva a Pando, va davanti a Pando, e l'ottavo che Boldo ha la Pando, incidente alle rouge, lo sbaglia per poco, attenzione, vuole centrare Speedy, tanto Kelfen entra in box. Sto dicendo che Boldo Play col Porsche ha la livrea di quando ha debuttato con noi col Porsche, è vero. Grande Boldo, numero 12. Che intanto lui era indeciso fino all'altra sera. Su è riuscito a ripartire Pando, sembrerebbe. Sì, Kelfen nei box. Se l'avessi cioccata prima di Le Rouge, lì andava in pit. Invece adesso l'ho fatto a giro. Comunque molti saltano aggressivamente sul cordolo in uscita. E non è una cosa consigliatissima. Kelfen che entra, sì, perché ricordiamo che si entra nell'altro, diciamo, traguardo, non quello reale, cioè perlomeno per questo campionato. Si entra in pit prima dell'ultimo tornantino stretto. Che è l'altro traguardo. Sì, sì, ma quel traguardo lì, quando lo vuoi, dove lo vuoi, con le moto? Forse, o magari anche in Formula 1, non lo so. No, Formula 1 no. No? Quello classico. E quindi è veramente, ci si metterà secondo me più o meno un minuto a fare il pit completo, se non qualcosina di più, tra entrare ai box e arrivare all'uscita. Potremmo provare a guardarci se becchiamo quel vediamo problema. Dai, dal prossimo che entra ai box proviamo a tenere controllato. C'è Cali sempre sotto la rucagine. Kelfen
Attenzione, ma sì, è muro. Peccato. Però ha avuto un problema perché ha laggato. Massi che si trovava in quindicesima posizione. Ma Zappi che ricopre la quattordicesima, se non leggo male. Pando è entrato ora ai box, quindi teniamo controllato. Pando 47-18 il tempo. Forse facciamo 47-20 perché già da dentro è un po'. C'è Getta che sta doppiando. Sto doppiando l'undicesima posizione. Non Getta. Esatto. Come Spanara che dice Iveth. Levati di Nanzeu. Respira Lucagi, respira, porta il vantaggio sul Cagli a un secondo e mezzo e si fa vicino però a Manolo, perché il mezzo secondo che ha rifilato il Cagli lo è andato proprio a fregare a Manolo, quindi adesso è sul secondo di distacco. Vado qua come slampage Getta per dire a Speedy MMS di farlo passare, ma lui se ne guarda bene. Aspetta che si accende il radar probabilmente. Esatto, ecco qua, sposta proprio ora adesso. E gli sfanare anche lui e lo salutare. Beh, con il tempo aspetta, tirami, attacca il vericello. Comunque è che Pando è ancora ai box. F1MD ha rifiutato 7 secondi 3 a Mistero. Però Pando. Per Pando deve fare il pit completo, riparare la macchina. Sì. Anche perché è già 1 minuto e 40. Sempre no. E scende dal cavalletto ora Pando. Si tocca a prendere i riferimenti su uno che non ha macchina distrutta. Andiamo su Getta quando entra lui. Comunque Gana non si è ritirato perché è rientrato in pista. Quindi lo si è ritirato. Abbiamo un uomo in meno in pista perché Speedy non c'è più. 29-11. Esattamente, bravo. Speedy 29-11 sembra andato di una guerra. Lucagi, guarda Lucagi che ha ricucito completamente in ritardo su Manolo. E in botta. Anche perché ha rifilato un altro mezzo secondo ai Cagli. E carico, avrà la macchina leggera. Si troverà più a suo agio. Ed si è alzata anche la temperatura della pista, 23 gradi. Lucagi, guardalo lì. Col suo BMW. D'altronde lui BMWista, non poteva non fare il BMW. Guarda come vi gira Lucagi. Dai Lucagi. Butta giù quel gas. Si è tornato sotto. Zitto, zitto Boldo, si è trovato in quinto posizione. Trovo il tiro un altro. Comunque il BMW, sai che se ci fate caso, se ci avete fatto caso, saltano molto meno sui cordoli. Sì, effettivamente la differenza di telaio. Il Piero Pinto sta salendo sul Cagli 1.9 in questo momento. Con la livrea del Valentino. Come si chiamava quel team di Valentino? Audi Stica. Audi Sport è qualcosa. Vabbè, su Audi su Sport. Di solito sono tutti così, BMW Sport, Audi Sport. Beh, grazie cazzo, eh. Non hanno molto inventivo, via. No, poi Audi. Non c'è più il team gallo. Poi di Audi, avete sentito che ufficialmente l'Audi TT diventerà un crossover? Bello. Beh, faccia cagare già quella lì, però. Ma anche per loro. È una delle poche Audi che. Hanno tirato via l'unica piccolina che facevano a favore dei crossover. Che tristezza. Qual è l'altra auto di merda che ho visto crossover che è veramente imbarazzante? Beh, il nuovo sito non è imbarazzante. No, no, ma c'era qualcosa di strano. Mi pare che non è uscito, siamo delle onde. Intanto posso dare comunicazione. Vadi. Che non c'entra un cavolo. Dai! Ciao, a me non c'entra.
più o meno. Cioè, è uscito ufficialmente il calendario del campionato italiano auto storiche velocità in pista. Opala! Sì. E quindi abbiamo la prima gara che è la 300 km di Vallelunga. In giro 2 marzo. Tanto scusami, mi sa che Lucas e Manolo mi hanno il pit assieme. Sì. Quando sono 42-22, prego. E poi abbiamo Imola il 23. 23-4 Imola. E poi subito dopo, a maggio il 21, Pergusa. Il 25 giugno Monza. Il 23 luglio Misano, il 10 settembre Vallelunga, l'8 ottobre il Mugello e il 19-11 Magione. Il 19-11 è lega, sì. Cioè le fanno più o meno con un al mese. Una pausa di un mese, 20, solo agosto 20 giorni lo fanno da una all'altra. E le fai? Troppo carico per comunicarlo, troppo. Perché secondo me il piacere è andato ai soldi. No. Vabbè, oh, lì. Come si diceva una volta, hai la bicicletta. Pedala. Tanto più rompito, molto vicino ai Calli. E Lucagi. No, Lucagi cosa fa? C'è anche Giacatta in box. Qui abbiamo 3 BMW. Saluto. 3 BMW tutte i box che devono ancora uscire ed era 41-20 se non sbaglio, Cicci. 42-22. No, diamo 1:20. O se vuoi Cicci vediamo un altro, vediamo. No, devi fare le gomme, il pit, poi tutti quanti lì come avevano sturlato. Dobbiamo farlo con ecco Jetta box quando è 40 e 40 42. No, troppo sta vinto. Uscendo adesso Lucagi, prova ad andare a vedere. Ma che Giacatto è uscito, ma che Manolo già 2 minuti, quindi circa 2 minuti e 20 di pit. Manolo 2 minuti. Lucagi era quello con la macchina più martoriata a sto punto, che ha perso il contatto con il suo rivale. Sì, anche di tanto. Vediamo che arriva Zappi molto vicino, vediamo se riuscirà a portare un attacco. Tanto siamo a metà gara. Quant'è che è rientrato Jeff? 40-40. Hai già fatto un minuto. E Tex passa in prima posizione momentanea. Vediamo intanto lo scontro tra Piero Pito e il Calli. Piero Pito che è negli scarichi proprio del Calli. Vediamo qua in fondo con la scia tutta Audi. Si butta fuori e penso proprio che lo affonderà fino in fondo questo attacco. Va a prendere posizione. Bellissima bello. Chiusura di Piero Pito in terza posizione. Bello Piero Pito, ha fatto... E ha risalito veramente bene. Intanto Gesta ancora ai box, quindi è veramente, ma veramente lunghissimo. 40-40 già 1 minuto e 40 di box. Con la macchina perfettamente integra. Sta uscendo ora, ma non è ancora finita la... Eccolo adesso. Qua, esce adesso. 2 minuti. 2 minuti. 2 ecco. Minuti pit, secchi. 2 minuti, c'è poco da fare. Rientri in quinta. Pazzesco. Calli. 2 minuti sono un giro praticamente. Era ma è impressionante perché lui c'aveva 2:18 girano, sì. 2 minuti un giro. Cioè, la cosa impressionante è che lui aveva 20 secondi sul secondo, rientra in quinta. Dobbiamo vedere quanti secondi prende Jezza da tutti quanti rientrano dietro di lui, cioè anche... da Tex. Vabbè, no, non lo so. Ma per Dio. 20 secondi. Dal secondo sono già 28 secondi al quarto. Sì, ma lui ha fatto solamente il pit completo. Che anche gli altri devono fare il pit completo. Sì, sì, vediamo. Gli rientra dietro per forza, cioè. A meno che si è messo a modificare qualcosa. Il Calli, però, non molla Piero Pito. È lì, Franco Bollato.
Intanto entra Boldoplay anche. Tutti il board tranne Tex-Mex. E adesso vedremo proprio il distacco tra Jezza e Tex, che è l'unico che non è ancora entrato in pit se non Gana. Eh no, con questo brunotte e poi un viola. Viola cangiante. Però in palette hai visto quel cerchio uguale. Tex scherza mica. Tanto Jezza deve ancora passare sul rettilineo, quindi è veramente un abisso. Prova ad andare su Boldoplay a vedere dov'è. Si è fatto. Se tu pensa fuori dal vivo quella roba qua. Perché mi crepola che c'è il po'. Mentre vai a vedere Stex dov'è? Quindi ha metà pista di vantaggio. Di più di metà pista. Ma in che senso? No, dico su Jezza. Mi sta fermando adesso. Eh sì, Jezza gli passa ora. Quindi vediamo quanto sarà il distacco da Tex. Ah sì, non ho visto. Vediamo quando si fermerà Tex. Ancora 8 minuti a disposizione per lui di pit lane, 36 minuti ancora di tempo da trascorrere. 18 i giri di gara. Sto guardando gara che è il 16esimo, ma non ha ancora fatto il pit lane. Quindi mancano ancora 17 giri all'appello. Cali esce. Tutti quanti escono. Quindi ottimo pit per Boldo, sembrerebbe. Tex continua Tex, esatto. Ma secondo me si trova bene con la macchina scarica e vuole sfruttarla al massimo. Cercherà di, sì. Ti fa vedere i suoi tempi adesso che prima lui. Ottimo tempo. No, questo è Jezza. 2.18.6, quindi... Ah, se ti fa vedere solo il tempo di quello che c'ha il tempo migliore. Quindi Jezza comunque si è migliorato, perché era 18.19, basso, 18.6. Ah, quindi ti fa vedere... Sulla piccolo quello giri, scusa adesso. No, non te lo do. Dice solo che c'è un giro di vantaggio. Tanto Tex sta doppiando qualcuno. Speedy Negative. Quindicesima posizione. Cioè vedi, sta doppiando loro. E prima Speedy è arrivato a doppiare la dodicesima. E Jezza. Beh sì, ma dipende negativa. Adesso bisogna vedere Tex che ha davanti, sì, adesso a due giri in più negativo. Però sì. Bisogna vedere Tex che ha davanti Tex ha davanti Zappi. Quindi 14esima posizione, negativo. Che anche lui ha due giri. Vediamo. Eccolo qua, Jezz inquadrato. Col numero 1, che è anche il numero 1 dello scorso campionato. 3 decimi Lukács dal Cagli, attenzione, perché Lukács è lì che ci sta provando. Probabilmente errore per il Cagli, che era... No, no, guarda che il Cagli che ha passato Lukács. Quindi secondo me il Cagli che ha passato Lukács. Sì, perché erano lì vicini. Che Lukács mi ha sposto la mano. Tex continua ancora. No, vai pit. Vai pit? Sì, pit per Tex. Jezza è là nel terzo settore. Attenzione Speedy con la macchina completamente distrutta nell'anteriore. Vediamo il cofano aperto. Eh sì, dato muro. Quindi è molto più realistico. Tex si deve ancora fermare. E Jezza è là. Inizia ora l'ultimo settore per Jezza.
ancora dalla suggestione. E doppia ora Speedy. No, si ferma il pallino di triangolo là, vedi che fermo. Si è fermato ora. Beh, Piero Pito ancora fermo. Si è ritirato. Vediamo tra pochissimo che Jezza passerà a riprendere la prima posizione a 30 minuti dal termine di questa gara. Eccolo qua Jezza che sfila ora sul traguardo, sul rettilineo di Spa, e va a affrontare le Rouge. Taglia molto sul cordolo a destra. È già uscito Tex, attenzione, gran pit per Tex. Ottimo pit per Tex, ragazzi. Non è che pagherà più o meno i secondi in primo. No, beh, paga di più di primo. Prima era 18 secondi, se non sbaglio. Gran pit, bravo, bravo. Beh, Tex. Più o meno come ha fatto quello di Jeff. Sì, ottimo tip per loro due. Attenzione adesso loro qua che sono ingasatissimi. Lucagi potrebbe commettere la cavolata sulle Rouge perché vuole uscire forte sicuramente. Speedy box. Lo lascia scappare invece. Comunque Piero Pito non si è rialzato. No. Si è rialzato, non si è abbassato, ancora pit. Stop and go di 30 secondi Gana, per ancora. Gana ancora. Ennesimo. Tanto vediamo anche MMS Speedy Box che va a riparare la sua vettura dopo il danno che abbiamo visto prima nelle immagini. Intanto tutti hanno effettuato il pit stop obbligatorio, quindi bravissimi. Comunque si vede un bel misto di case e di auto, tutte un po' miste nella classifica generale, tranne non vediamo schierata, stranamente abituati a PS4, delle Bentley. Non c'è neanche una all'appello, quindi effettivamente magari i piloti non si sono trovati bene con gli aggiornamenti. Vabbè, tutti quelli che c'erano Bentley sono passati praticamente BMW. Ah. Parte qui ha preso Audi, quindi vabbè, Bentley non è più giornata secondo me. Il Calli che salta sul cordolo e Lucagi lo segue, si fa ingannare. Qui BMW è un mezzo interessante perché comunque abbiamo visto anche sui vari gruppi di Facebook cose interessanti. Comunque leggevo che hanno migliorato molto anche l'Audi sulla 5, infatti. Tanto Jezza vola, 22 secondi, attenzione Calli! Calli perde il posteriore, messo sotto pressione da Lucagi. Recupera per fortuna, però nessun ottimo errore. Ottimo, attenzione a Zappi che rientra. Però Zappi è doppiato. Stop e gol di 30 secondi per MMS Speedy. Oh, peccato, mentre usciva dal pit. Limiti di tracciato. Calli, vediamo se rientrerà solo dietro a... No, il Calli rimane lì perché... Zappi, vabbè, ma si Zappi è doppiato. Doppiato. Zappi. No, però... Sì, sì. Zappi è undicesimo, il Calli è ottavo. Ah, sì. Peccato per MMS Speedy che è tribolo in questa gara dopo una partenza veramente fiammante. Si ritrova in tredicesima posizione, tanto è saltato qualcun altro. Piero Pito e scuola qualcun altro. Tanto 7 decimi Kelfen da ESA. Eccolo qua, anche negative si mette negli scarichi anche se è doppiato.
Ciao ragazzacci, scusate l'assenza, ma non mi sono ancora ripreso dall'enorme perdita, almeno mettetemi un cartonato del Ronta. Questa è la Giorgi, eh. Ci lavoreremo, ci lavoreremo. Intanto siamo qua a un board con Mistero in terza posizione a 10 secondi di distacco e 7 dal suo inseguitore che è occupato da Boldo Play in quarta posizione. Andiamo su Esa CR che viene attaccato da Kelfen e ormai stanno per raggiungere il Calli, sfortunato Calli, autore di un, abbiamo visto, testa coda quando si stava per difendere dall'attacco di Lucagi in settima posizione. Non ci sono altri scontri da farvi vedere. Kelfen tra l'altro adesso mi sembra che abbia proprio messo distacco a sé. Esa, grande Esa. Andiamo sulla prima posizione ormai occupata costantemente da Jezza che è al 22esimo giro. Intanto Speedy, MMS Speedy ai box che sta scontando lo stop and go, si sta fermando ancora a dire la verità. E si vede che è appena entrato. ...26 minuti ancora di gara, circuito ottimale, temperatura della pista 29 gradi. Unico scontro intanto è l'unico, Kelfen e Esa CR, gli altri sono molto distanti tra di loro, tutti abbastanza distaccati se non anche Esa CR che va bene, ha 1 secondo e 4 di ritardo solamente dal Calli, quindi questa coppia può arrivare su di lui. Scusami Ana, ha appena inviato un video Piero Pito che dice: è stata per me una bella gara, sfortuna a parte, né a rientrare nel pit, mi sa che MMS Speedy ha perso il controllo della macchina e l'ha centrato in pieno. Peccato, veramente peccato. Ah, che sfiga. Peccatissimo. Ha perso il controllo su di lui, sfortuna, no. Molta sfortuna. Adesso vediamo se la nostra regia riuscirà a farvelo vedere in diretta. Purtroppo errore di gara per Manolo e si trovava Piero Pito nel posto sbagliato al momento sbagliato, come si dice. C'è un viaggio con disco? Esa CR intanto sempre lì vicinissimo a Kelfen, anzi Kelfen è già passato Esa CR, ci siamo persi il sorpasso di Kelfen su Esa CR che va a prendersi la nona posizione dietro ai Calli. Non so se l'hai detto Anna perché stavo controllando una cosa, ma Jezza ha incrementato 24 secondi sul vantaggio. No, non l'avevo ancora detto, effettivamente è vero. Comunque F1 guida con un vantaggio di 11 secondi su Mistero, non male. Bravo, bravo Tex. E Mistero a sua volta un vantaggio di 8 secondi su Boldo Play, che si è ripreso nonostante Boldo Play alla fine un po' sfortunato. Ha condotto una gara senza grossi errori. Lo vediamo in quarta posizione che precede Giacatta. Anche lui dopo l'errore iniziale si porta in quinta posizione su BMW che precede il suo compagno di squadra, sempre della Menegotto Sport, Manolo. Anche lui su BMW M4, M Sport. A seguire Lucagi con un ritardo invece di 10 secondi. Peccato che sono entrati praticamente i box assieme a questi tre ragazzi.
A seguire invece il Calli, dopo il testa a coda avvenuto sempre in ottava posizione, che precede Kelfen, però con un vantaggio solo di un secondo e sei, se non leggo male. Quindi potrebbe innescarsi una battaglia per l'ottava posizione tra poco. A seguire Esa, che è passato da Audi questa sera in questo nuovo campionato, che sua volta precede Pando GT87, rimasto fedele a Cavaliere Rampante. Questa colorazione bella particolare. Zappi, invece troviamo in dodicesima posizione Zappi, con il secondo pole schierato, con questo verde molto intenso, fa molto Inghilterra, bello. Troviamo invece in tredicesima posizione Negative con altro BMW tutto nero, peccato, insomma, danneggiato il muso. Eh sì, gara sfortunata per Negative. A seguire Massi 77 con l'Honda, dopodiché troviamo MMS Speedy con altro M4, Ghana che ha appena scontato l'ennesimo drive truck, ne ha preso un altro. Adesso prova molto piano l'uscita, hai visto? Però lancia per gli stessi. Allora secondo me non ha capito dove deve mettere la seconda. Non ha capito dove passa. Non deve mettere la seconda, sicuro. Perché si mette seconda per l'unico? Sì. Per limiti di velocità? Ma non c'è il blocco? Ah no. Ah no, di fronte a me. Ah no, senta che ti devi scantare. Ah, che ne so, nella realtà c'è il bottoncino. C'è il bottoncino, ma le marce cambia lo stesso, No, c'è il limite di velocità, ma non è cambiata, cambia. Sì, proprio, se nella realtà c'è il limite 70, io posso anche 70 in quinta, ma se prima posso 70. Una regola, non sai che è strano. Invece nel gioco no. Ghana! Stai prima! Comunque niente, a chiudere c'è Ghana in 16ª posizione, scusate, con un altro M4. Esattamente. Io amavo l'M4. BMW me la sta dicendo di A. Quattordici di tour mistero. Perde altri 3 secondi da F1 MD. Ma avrà a che fare con MD la cartina di supermercati o sostanze stupefacenti? O è sintetico, dipende. Glielo chiederemo. Lui è un F1. Magari di sarà MD. Abbreviazione nome cognome. Sì, immagino ci sono tanti cognomi che cominciano con un 1. Mario. Ah, MD. Dall'aglio, quello che c'ha sopra qua da questa parte, sarà lui. Non mi ricordo come si chiama il nome, però. Applausi per Fibra. Oggi sono andato dal mitico Sacco. C'è? E sul ponte c'era il 130 Bart Ticci. A ritmo. Non so se la era sua. La sua o. Può essere. Ah. Hai capito? Ma, Sacco, c'ho il 131. Non mi ricordo. Scusami, buon uomo, che Kef ne ha preso il Calli quando Pando prende un drive thru. Perché non ha scontato? No, cioè. E Ghana sta scontando uno stop and go. Beh, Ghana si è passato da qualche volta. Ragazzi, Ghana, mi raccomando, non mettere la seconda. Della prima gara di campionato si fa vedere Ghana. Sì, Kelfen. Non ci dà più distacco tra Jeff e F. Kelfen spinge. Sta veramente avendo un ritmo pauroso. Diciamo che Kelfen manca 18 minuti. No, Lucaci non penso. Anche perché il Calli è rimasto lì come distacco da Lucaci, quindi. Sì, ma nel senso che. Kelfen invece è andato a recuperarlo. Quindi più o meno il Calli e Lucaci girano con gli stessi tempi e Kelfen ha recuperato bene in fretta. Sì, sì, quello sì, però sai, bisogna vedere tanto quanto ci mette a sbalazzarsi di lui, poi. Deve recuperare. 17 minuti e 40. Sacchissimo. 25 secondi tra i primi due.
Vediamo quanto paga il Cagliari ora. Mentre Kelfen continua a farsi vedere. 11 secondi e 3 diventano. Kelfen costretto a allargare tutte le traiettorie per non centrare il Cagliari. Cagliari però è un ottimo difensore. Chiude tutto. Va sull'erba, no, sembrava sul cordolo molto largo. Attenzione, va tutta pista. Okay. Ghana riesce a scontare lo stop and go senza prendere un altro. E Pando invece continua a girare. Tra l'altro, abbiamo con il nuovo campionato, lo staff ha variato anche il regolamento e da questa gara non ci saranno più penalità a punteggi ma a secondi sulla gara. Esatto, quindi in base all'infrazione che si è commesso ci saranno tot secondi da scontare a fine gara. Torniamo qua sul primo, sul leader della gara, quando mancano 16 minuti e la conclusione di questa Endurance di Spa-Francorchamps. Mamma mia, pauroso Jezza, veramente un fenomeno, tutto il weekend in prima posizione, dalle libere alla gara. Dai, Trooper, ah no, comunque, scusatemi, stavo notando che Mistero continua a incrementare il suo distacco da Tex. Però Boldo gli sta mangiando qualcosina, perché si è portato 4 secondi e mezzo di ritardo. Intanto anche il Cagliari è tornato a 10 secondi e 6, pagava 11 e 3 sul traguardo. E Kelfen è sempre lì. È sicuramente troppo largo però. Ma per non centrarlo probabilmente. Ma la rischiera. E qua nuovamente largo, perde il contatto col Cagliari. Mentre dietro Esa 2 secondi e 7. Abbastanza tardato. Eccolo qua Tex su questa Ferrari blu e nera. Guarda che cangiante, sembra viola, sembra blu. È vero, sì, c'ha questi riflessi particolari. 3 secondi Bodo Play, bravo Cici che te ne sei accorto prima, perché ha già recuperato un altro secondino. Il Mistero addirittura da 18 è andato 21. Macchina distrutta per Mistero. Sì, uscito, quindi in questi 14 attenzione. Minuti Mistero rischia addirittura di non solo per la posizione su Bodo, ma anche la giacatta. E il collega poi lontanissimo giacatta, Mistero. Sarà un finale al Cardio Palma. Sì, Boldo l'ha già preso. È sotto i 3 secondi. Quindi anche giacatta sicuramente lo prenderà. Con 14 minuti e 20 di tempo ancora a disposizione. Vediamo quando. Ghana sta continuando a girare veramente piano, quindi probabilmente per lui, per lui. Pando vicino a Manolo, ma come? Doppiato? Secondo me sì. Secondo me sì. Mentre Kelfen non riesce a tornare negli scarichi del Cagliari, che ha 8 decimi. Che se si ricarica su Boldo, sicuramente negli scarichi di Mistero. No, non ci dice che è diminuito il distacco. No, perché si è ancora a giornale. Mistero deve ancora passare da Tex. Sono appena passati sul traguardo. 22 secondi, 2 allora, secondi. Qua okay. Eccolo qua. 2 sì. Secondi, sì. Che il felino. Però giacatta ha perso mezzo secondo a Boldo invece, 6-5. Boldo negli scarichi di Mistero, come il Kelfen sul Cagliari. No, Boldo c'è ancora un po'. Kelfen ha ricucito sul secondo e mezzo sul Cagliari. Vediamo se riuscirà a portare
fino in fondo il suo attacco. Continua a proteggere molto bene il Calli. Il Calli protegge bene, deve stare atteso, che a forzare la sua chiudere le porte con Lukaci ha sbagliato. Prende l'esterno, vediamo che Kef, ma non c'è, prova l'incrocio. Kef uscirà molto più forte. Niente da fare, si deve accodare, ma riuscirà a prenderci tutta la scia molto vicino. Si fa vedere in questo momento. Tenta l'incrocio, ma meglio non esagerare. Tutto largo il Calli, Kef ne approfitta per prendere un po' l'interno e mettersi in scia. E qua. In fondo le rouge potrebbe essere una. Può essere pericoloso. Potrebbe essere l'obiettivo giusto. Sbaglia Kelfen, la perde Kelfen. Addirittura muro. Kelfen a muro. Ha chiesto troppo. Peccato. Kelfen a muro. Peccato per lui. Attenzione, colpo di scena. Kelfen a muro. Sì, è proprio sbagliato la manovra. Dopando sta scontando la sua penalità quando Boldo si porta un secondo e mezzo da mistero. E Giacatta perde qualcosina ancora da Boldo, 6-7. Manolo invece guadagna su Giacatta 4-9 quando era 5-5 prima. Tutto Fanatec. Odo play 1-5. Stiamo su di lui che ha preso mistero proprio adesso, mezzo secondo ragazzi, bravissimo Boldo play. Peccato mistero con la macchina danneggiata. 7-4 giocati in Italia, no, Boldo che sta andando via a cannone. Sì. Grande Boldo, vede il podio, sente profumo quando manca 10 minuti a fine della gara e addosso mistero si butta fuori, tenta l'incrocio qua, l'ultima variante. Niente da fare, la fa bene mistero, non gli lascia spazio. È grande Boldo in questa parte, ultima parte di gara, quando mancano 10 minuti e 10 secondi alla fine di questa gara. Come dicevamo, 32 gradi il tempo la temperatura della pista. E ci prova, ci prova. Vediamo se ci proverà qua le rouge. Tanto Tex ha preso un secondo, Jezza. Abbiamo visto mistero in difficoltà e stavolta è veramente Franco bollato davvero. Sì, il giro si butta fuori, tiene interno mistero, sono appaiati. Andiamo qua con la staccata, sono molto vicini. Niente da fare, portato lungo qua, proverà l'incrocio forse, no, niente. Bella difesa da parte di mistero. Sì, ai danni di Boldo che però non ci sta. Lì prova subito, vuole subito levarselo dalle scatole. Non forza nulla. Grande la guida di Boldo sul Porsche, lo rivediamo a suo agio proprio. Sì. Tutto sotto controllo. Molto tranquillo. Intanto Kelfen ai box. Esatto, stavo per dire quello. Kelfen ai box. Pando rientra dodicesimo dopo. Stavolta è veramente vicino, ci proverà qua in questo destra, sinistra, guardiamo fuori. Prova, toccatina, niente da fare, perfetto. Sportellata di gara, bellissima da vedere quando è così. O poi magari sto addirittura sì, esatto, casomai non si sono neanche toccati. Battaglia per la terza posizione, direi a un livello altissimo, è già tanto che sono sotto i 3 decimi di distacco. Vediamo qua dove la velocità è un po' più sostenuta, in teoria, visto il danno all'Audi di mistero, Boldo dovrebbe riuscire a rimanergli in traiettoria, addirittura ne ha di più, proverà a buttarsi fuori qua in questa chicane, entrata a destra, entra tutto largo, prova l'incrocio. Largo, mistero, vediamo. Prova l'incrocio all'esterno, all'esterno. Forte, Boldo. Si va a prendere la terza posizione ai danni di mistero, bello scambio. Peccato per il lungo di mistero. Lo qua in fondo, il tornantino stretto. Si fa vedere il mistero. Niente da fare.
di Silvio Zanetto. Mistero prova comunque ad andare dietro a Boldo. Boldo che in questo frangente sembra averne veramente di più. Taglia molto Mistero, taglia molto, rischia tanto per rimanere incollato a Boldo, ma qui sembra arrivare la risposta subito. E con questo duellare, come faceva notare il buon Alan, Giacatta si porta 5 secondi e 4. Guarda qua, ancora come prima, stacca, prova l'incrocio esterno. Tiene la posizione Boldo. Esce forte, esce molto forte Boldo qui. Un lungo curvone a scendere. Guarda come è cambiata anche la grafica della macchina, che si sporca sempre di più. Sì. Stupendo. Se riescono a sistemare questi problemi di ma non lo faranno mai. Secondo me è proprio una tecnica per evitare. Però salta anche un gioco. Non è il massimo. Non lo so, vediamo. Sì, no, in effetti. 5-8, torna a perdere qualcosa Giacatta. Però Manolo si avvicina 3-6. E intanto Boldo sembra pian piano ad aver piegato Mistero. E vedete qua un margine di 6-7 decimi. Vediamo quando ricaricherà. E salutiamo Nannini, che sappiamo che ogni tanto ci segue. Sì, 8 decimi di vantaggio. Giacatta invece scende 5. Manolo 3-5 da Giacatta. Vediamo se è un po' difficile in questi ultimi 5 minuti recuperare questo distacco. Esa CR si porta 2-6 da Il Calli. E dietro a Kelfen, sì, e esatto. Kelfen è lì, sì. E tutto questo ragazzi, quindi Kelfen ha passato Zappi. Ah no, Esa CR, sì. No, è Zappi che è in mezzo perché c'hanno un giro di distacco in più. Non ho capito. Vedi che c'è scritto più 2? Sì, però Kef è dietro. Ho capito, però prima te lo è mixato in mezzo, ormai si sono doppiati tante volte, si sono doppiati due volte, quindi casomai doppiato una volta e basta. Anche perché dopo negative 3 giri addirittura e 5 gana. Sì, sì, sì. Intanto Mistero continua a perdere terreno ai danni su Boldo. Tutto questo Jeff sicuramente sta gestendo, perché vediamo che perde un altro secondo di vantaggio dei suoi 26 secondi su Tex. A 31 giri sì, ci sta anche che uno dica ma mi rilasso un attimo, mancano 4 minuti. Mancano 2 giri. E poi pensate che sta per quadruplicare la tredicesima posizione occupata da Negative. Sì. Negative. Beh, Negative alla fine riesce a portare a casa una tredicesima posizione al momento, che per come era partita la sua gara non è per niente male. No, no, assolutamente. Muro subito, quindi subito box. Non è, cioè poteva andare peggio, ecco, vista come era, come aveva preso l'imbardata all'inizio. Lucaglio che sicuramente ha alzato il piede e è riuscito a recuperare qualcosa su Manolo, ma non abbastanza per poter andare a duellare per la sesta posizione. Si gira con un ritardo di 8 secondi circa da Manolo. Zappi, pensate, si trova dietro appunto Ghana. Zappi dice, ma anche lui partenza sfortunata, però è riuscito a riprendersi, che lui macchina nuova su PS5. Io penso che poi da Bentley Porsche cambi veramente un sacco. Sì, anche perché uno ci riesce un botto ed è agilissimo, l'altra è una nave. Però anche a livello di dimensioni proprio. C'è di bello che il Porsche sentirlo andare. Poi andrà anche più piano, ma per me la cantata del motore del Porsche è una delle più belle. Anche nel sim. Anche nel simulatore. Oddio. Manolo si porta 1.7 da Giacatta.
Sì, sembra, come diceva il giusto Alan, che Giacatta l'abbia dato un po' su. Erano 5 secondi anche prima, è un mistero. Sì, sono meno di un secondo e sette. No, è più vicino, quindi... 1.4. Allora lo spinge, ma probabilmente anche davanti Giacatta un po'. Sì, perché Mistero sta girando piano, lui sta prendendo decimi da Mistero, quindi sicuramente Giacatta. Tanto sembra amministrare anche Tex. Mentre il leader inizia l'ultimo giro. Jetta, quasi magia. Eccoci qua con Jetta che fa per l'ultima volta le rouge, autore di questo 33esimo giro e ultimo. Gara leader, spettacolare. Esatto, gara spettacolare, Ri è leader indiscusso di tutto il weekend di gara. Quindi si porta a casa pole, giro veloce, vittoria. Si conferma leader di campionato scorso. Fa man bassa, Jeff, perché il campionato scorso Jeff l'ha vinto tutte tranne una, se non mi ricordo male. È scomodo, molto scomodo. Quindi potrebbero pagare tutti i lucaggi per un bombardamento per fermarlo ogni tanto. Intanto ma lucaggi ne ha ben donde. Questo campionato è da che tribolerà anche lui. Sempre anche lui, zitto zitto, il Calli in ottava posizione dentro la top 10, ma deve guardarsi le spalle da questa pinna. Esa CR che torna nelle ultime curve, devono ancora iniziare l'ultimo giro loro, lo inizieranno proprio in questo istante, quindi tutto un giro di mozzafiato per Esa CR che sfrutta tutti i possibili centimetri ma anche diciamo appelli che ricordiamo sono 3 prima di ricevere una sanzione. Eccolo qua Esa. Eh sì, Manolo che va dietro a Lucaggi con la macchina dietro a Zappi anche. Ah, ma Zappi è doppiato. Zappi che è doppiato, quindi. Esa esce fortissimo dalle rouge. Esa, andiamo su di lui. Eccolo qua. Prende l'esterno per essere favorito, ma gli mette già le gomme davanti Esa. Mamma mia! Jetta va a prendere la gara. Finire l'ultimo giro, grandissimo Jetta, leader indiscusso, bravissimo, ma torniamo lui. Dietro Esa che va a prendersi la posizione sul Calli, mamma mia, finale a mozzafiato, chi ha davanti Esa? Esa, spettacolo eh? Esa davanti ora Manolo. Tanto anche Tex. Esatto. Va, passa ora sotto la bandiera a scacchi. Grande secondo posto per lui, gara magistrale. Anche negative, finisce la gara, 13esima posizione per lui. Ma torniamo su Esa. Bodo play che ritardo ha. Esa con chi ha davanti? Non riesco a capire. Ah, sono sempre ancora lì il Calli. Dura. Gana e quando negative, quindi due doppiati che potrebbero andare a influire in questo duello. Intanto Bodo Play passa ora sotto la bandiera a scacchi per la terza posizione. Complimenti anche lui. Anche Mistero arriva vicinissimo. Giacatta quinta posizione. Arriverà anche Lucaggi. Un'ottima sesta posizione. Eccolo qua che esce l'ultima variante. Attenzione Esa che va a sdoppiarsi, cioè va a prendere il doppiaggio di Manolo. E il Calli! No, secondo me lui l'hanno passato, eh? Ah no, l'hanno doppiato. No, non l'hanno passato. L'hanno passato perché Manolo ha fatto l'errore. Esa, settima posizione, ottava il Calli. Manolo, peccato per lui dopo il contatto, va a chiudere in nona posizione. Kelfen di nuovo a muro, che però chiude in undicesima posizione dietro a Zappi 88. Vediamo Pando. Che arriverà. Sta affrontando l'ultimo settore.
in 12esima posizione. Nel frattempo Negative, Massi, Speedy e Gana hanno già preso la bandiera a scacchi. Bravissimi ragazzi, deve prenderla. Eccolo qua Pando che arriva dopo tantissimi errori, purtroppo sotto la bandiera a scacchi anche lui. Bravo Pando. Quindi tutti arrivati con un ottimo tempo, prima posizione, qualsiasi cosa, vinto tutto. Jezza su Ferrari, bravissimi. Segue Tex e Boldo. In terza posizione. Kefen, ho fatto il tempo a finire la gara che ha risposto Luca. Che Luca nelle qualifiche aveva scritto Kefen, zio cane, vai ben forte. E Kefen risposte forte contro le barriere. Tanto vediamo se arriva qualcuno e ci vediamo a fare le interviste di fine gara. Manolo Comune che ha bucato. Come cazzo si fa a bucare l'ultimo giro? Un P puntato. Abbiamo qualcuno in live. Disco, lo vuoi che c'è già col disco?
ho preso anche un po' di vaccini, sono contento per il podio. Bravo, bravo, molto grande, grande, grazie. Complimenti, bravissimo. Diamo, c'è qua anche l'altro, la seconda medaglia del podio. Allora andiamo avanti con il numero, abbiamo il 23, sono io, Lucaggio. Sono io. E perché c'è un altro, però non ci dà il numero purtroppo. L'otto è lui. E si aprite le videocamere, vi facciamo vedere. No, io sono brutto da vedere, quindi non mi dirò. Sei brutto da vedere, il vostro. Allora vai Lucaggio, ti dici. Ma hai il berrettino anche da mio vuoto, te lo devo mettere. Come Boldo. Vado Bodoli. Però no, inizio gara anch'io abbastanza attesa, e stavo lì insieme appunto a Manolo e Boldo, siamo stati in gruppo per un bel po', poi Pirla proprio ho toccato un paio di volte in modo veramente più assurdo, quindi ho perso 8 secondi di riparazione in piti, di più ho sbagliato la piazzuola, perché siamo entrati io e Manolo insieme, e ovviamente era la piazzuola appena dietro di me, quindi con la fortuna mai una volta, e quindi al pit mi ha passato un piccarlo, e poi vabbè, siamo stati attaccati per qualche giro, 5, 6 o 7 credo, ho perso il conto, poi lui ha fatto un errore prima della circa finale, gli ho ripreso la posizione. Alla fine vedevo che avevo mezzo secondo, un secondo in più al giro rispetto a Manolo, infatti pensavo di andare a prendere, non so cosa mi sia successo, perché poi invece... Ha bucato una gomma Manolo, l'ha appena scritto. Però gli ultimi tre giri mi sa che ha usato il fast, perché viaggiavo sul 29, 28, 21, 0, quindi non so. Chieda! Ha messo un po' la tutto. Comunque no. Ti è stato portato la porta da coppia? E basta. Beh, la fine è ripresa ai calli, quindi... Ma no, tutto mi canto bene. E ha avuto dei problemi sicuramente anche all'ultimo giro, perché si è girato alla luce. Ha detto che ha portato l'ultimo giro. E io l'ho visto fuori alla luce, quindi pensavo si fosse girato. Ha bucato. Sfortuna per lui, sfortuna per me, che ho guadagnato un punticino in più, dai. Beh, comunque come prima gara qualifica, ragazzi, paura, tutti lì in un decimo erano 3 o 4, in un secondo erano 15, mi sembra, quindi diciamo che il campionato si prospetta decisamente interessante. Va bene ragazzuoli, grazie di aver fatto questa breve intervista con noi, e quindi a questo punto vi diamo un appuntamento alla prossima gara, giusto Lucaggio e Boldo? Giustissimo, farà una quindicina di giorni. Giusto, tra due settimane dormito sul bagnato. Grande, era dentro, forse voleva far dire due cose anche il secondo arrivato, Fabio, no? se c'è qualcosa. Sì, ci sono. Grande Tex. Grande Tex, ora. No, direi bene. Intanto volevo fare i complimenti a Kevin per la bagarre che c'è stata nei primi giri, veramente bella. Siamo stati appaiati praticamente per mezza pista, quindi volevo fare complimenti a lui e complimenti a Chiesa perché aveva un passo strepitoso. Poi il resto è stata una bella gara, avevo un buon passo, ho sbagliato un pochettino la qualifica perché potevo fare un mezzo secondo meglio, però purtroppo ho preso dei tagli durante i giri che non mi hanno permesso di migliorare il mio tempo, però del resto sono contento, e comunque bravi tutti perché è stata una bella gara. Nessun altro da dire niente, ragazzi, voi presenti? C'è un po' del prete. Allora, ottaccia per sempre.
allo stesso modo si alzò sui punti dopo i feci. Ragazzi, se tutto questo, buonasera a tutti. Con queste belle parole vi salutiamo, grazie a quelli che hanno fatto l'intervista con noi, al secondo classificato, al primo Zappi che non è venuto con noi, ma lo salutiamo. È arrivato adesso Jet, attenzione. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Jet. Ciao. Complimentoni davvero. Dici com'è andata. È stata dura tenere concentrazione per 80 minuti, era una battaglia contro se stessi, dai. Però alla fine è andata bene, hai preso voto a casa la pole, vittoria, giro veloce, e comunque sul secondo hai avuto un bel distacco, quindi gran gara. Io adesso non mi sento più. Sai che sono spariti. Sono spariti. No, ci siamo. Aspetta che ci vai, non va. Sì, siamo vivi. Ciao Pino. Ciao Pepe. No, aspetta, che qua non c'è l'audio che fa cagare, non ci sto saltando fuori. Vabbè, ragazzi, le interviste le mettiamo a posto. Dai, grazie. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Sì, io ti sento. Ragazzi, purtroppo qua alla prossima non si riesce. Andiamo a salutarvi. Ci sentiamo intanto mercoledì per la prossima della gara del campionato PS4 e con questo campionato ci vediamo fra 15 giorni a Donington Park. Esatto. Intanto adesso vado a mettere, giusto per ricordarlo tutti, la locandina, e pronto, come dicevi giustamente, Donington Park. Ricordiamo che è sempre un campionato a premi con il nostro sponsor Damiano X-Bike, che sappiamo essere uno dei migliori negozi di vendita e assistenza biciclette, e per chi va al bar sono bar ciclette. Ottimo ragazzi, buonasera a tutti, con questo vi salutiamo. Ciao Cicci. Ciao Ala, ciao Pelo, ciao a tutti, prossima settimana, ciao ragazzi, ciao ragazzi.